Vi ringrazio, fratelli miei adorati, Talardo, Riccardo e Ricciardetto. Finalmente, dopo tanto tempo, riusciamo ad incontrarci qui nel mio castello di Montalbano, dove vi ho mandati a chiamare. Fratello, dici, perché non ci hai mandato un ambasciatore? Perché non ci hai mandato una lettera? Abbiamo viaggiato a lungo per giungere qui nel tuo castello. Hai ragione, mi ci ha detto. Beh, e dimmi il fatto della verità, è stato l'imperatore Carlo Magno che non mi ha raccomandato altro di incontrare tutti i miei fratelli per informarli che un giovane ma superbo re saraceno chiamato Agramante d'Africa sta riunendo un poderosissimo esercito per portare la guerra in terre cristiane. La guerra, avete capito proprio bene, la guerra. Agramante è giovane, ma è riuscito a mettere sotto il suo controllo 32 re d'Asia, d'Africa e di tutta la Tartaria. Insieme stanno già marciando per portare l'assedio a Parigi. E noi non sappiamo se il nemico giungerà dalle terre di Spagna o da quelle italiche. Ma l'imperatore Carlo Magno non ci ha raccomandato altro che tenerci pronti con i nostri uomini e il nostro esercito, perché quanto prima comincerà una terribile e spietata battaglia.